Speciale cinema. Ed eccoci qui per un nuovo appuntamento con lo speciale cinema qui a Parole in Libertà. Allora, caro Federico, di cosa ci parli per questo nuovo appuntamento? Allora, per lo speciale cinema facciamo una recensione del film Perfetti Sconosciuti. E praticamente il film vede nel cast parecchi attori come Giallini, Edoardo Leo, la stessa, adesso non ricordo il cognome, Alba Rottweiler, non è un cane, comunque il cognome è un po' difficile da Va bene, insomma, pronunciare. Comunque se vorrei, ti viene in mente lo ricordiamo se quasi in mi viene in chiusura. mente me lo faccio dire, comunque un po' difficile. Comunque ci sono Poi vari attori parlaci del film. famosi e il film, non dico la trama perché chiaramente No, lascio no, no, ai niente spettatori. spoiler, sennò ci Voglio diciamo solo gli spettatori, gli dire come è stato ascoltatori che ci girato. Allora, attaccano. Vai. il film si presenta abbastanza complesso per l'esistenza di molti attori sulla scena, molti attori che il regista ha voluto dare una metrica ben precisa. Ci sono per tutto il primo tempo delle inquadrature, come si dice, con un posto accanto, non è un posto al sole, in che No, senso? no. C'è una perenne inquadratura tra le persone che sono convogliate a tavola per un ritrovo tra amici, tra coppie di Ecco. amici. Il regista ha inteso far giocare la carta di una telecamera fissa che inquadra le varie situazioni, i vari dialoghi. Tutto il primo tempo ruota su questo fermo immagine, tra virgolette, e per quanto riguarda il contenuto, se da un lato può dirsi interessanti, perché ciascuna coppia sviscera, tra virgolette, le proprie identità, come si suol dire, nascoste, che emergono, e da un lato stanca molto, perché il primo tempo io do una votazione di 4, non per la tematica, la do soltanto per il fatto che il pubblico, se non è attento a seguire della trama, che comunque attira, si annoia, perché non c'è un cambio camera, non c'è un cambio posizione. Io sono, diciamo, Beh, sono anche la tua attratto, prospettiva, chiaramente. essendo regista di teatro, devo guardare queste cose, Anche nell'ambito cinema, anche chiaramente. dell'ambito cinema. Chiaramente il cinema c'ha tutta un'altra fattezza, però Certo. posso dare un giudizio abbastanza tecnico e dire che la votazione di 4 resta confermata per il fatto che il Quattro regista, complessivamente 4 o... complessivo per come è stato girato tutto il primo tempo, non per la tematica. La tematica ha una votazione di 7. Certo. Poi chiaramente nel secondo tempo il regista si è sentito liberato, e gli attori si alzano dalla postazione tavolo, vanno in giardino a vedere la luna, quindi sembra un po' più animata, però l'ambientazione si svolge tutta in una stanza. Ecco perché io dico del secondo tempo, secondo la tematica, il secondo è come è sviluppato nei dialoghi. Io voglio fermare soltanto, ho colto due cose interessanti, Sì. cioè una delle tematiche si parla di omosessualità, c'è un personaggio che è Valerio Mastandrea che per vicissitudini, poi vedrete il film, Certo, scambia il certo. telefono con Battiston, che è un altro Sì, un altro, personaggio certo. molto bravo in teatro. Insomma, lui difende Battiston dal fatto che Battiston stesso nel film risulta essere uno sconosciuto agli altri per il fatto che non sapevano che era omosessuale. Per una serie di vicende, Valerio Mastandrea risulta invece essere lui omosessuale, tra Ecco. lo sgomento dei Sgomento partecipanti generale, e della ecco. moglie. Però da sottolineare questo senso di affetto paterno, perché lo stesso Valerio Mastandrea, nel ruolo che fa, difende questo status facendo da schermo all'amico e dicendo la verità, tra virgolette, di essere guardato come fosse a livello razzistico dagli altri amici che avevano cancellato o scancellato, come si dice a Napoli, tanti anni di amicizia. E volevo sottolineare una figura che mi è piaciuta di Giallini, che secondo me è l'unico che ne esce perfettamente conosciuto nel film, perché è Sì. l'unico che in realtà è pulito.
cioè nel senso ognuno ha fatto una marachella, ecco. Che poi nel corso del finale ognuno farà la propria interpretazione, certo. Però volevo sottolineare come in una tavola di coppie formata da 10 coppie l'unica persona, ce n'era una sola persona nel ruolo di Giannini, che era una figura pura. Okay. Una figura pura nel senso anzi di un padre protettivo nei confronti della figlia, mentre la madre non c'era un grande rapporto madre figlia, e questo sì. Lo si sa perché nelle famiglie oggi che abbiamo il rapporto figlia padre è sempre forse un po' più intenso in alcune famiglie, però in altri contesti magari la figlia è più diciamo confidenziale con la madre, ecco. Però questo al 50% non diamo delle percentuali, certo. Volevo soltanto sottolineare questo fatto che Giallini ne esce pulito, cioè in realtà non ha commesso nessuna marachella, e di questi persone che sono uomini o donne di coppia io vorrei fare un encomio, perché oggigiorno è difficile trovare una coppia, tra virgolette, uno dei due della coppia che non abbia fatto marachella, nel senso che come sanno i nostri ascoltatori è difficile andare d'accordo, nel senso che negli anni di fidanzamento e di matrimonio ci vuole sempre che la coppia festeggi un giorno nuovo regalandosi emozioni che sono sia quando ci sono momenti di noia, ecco. Sia quando ci sono momenti di divertimento. Ci si fidanza perché io sto bene con X, perché mi diverto, mi fa divertire, e ci sono anche momenti in cui dobbiamo apprezzare che la persona sta scocciata, quindi ecco, ecco. Le persone che mi vengono a dire come sì. È successo anni fa, dice io non mi metto, non mi, con questo brutto termine, non mi ci fidanzo perché a me piace divertirmi. E saranno beh, fatti suoi, saranno anche fatti suoi, però nella coppia e negli uomini di oggi, ecco. E nelle perché donne, guardi Luca? Guardo Luca perché lui è stato un po' di conforto. No, è stato fidanzato con una donna noiosa. Ah, vabbè, allora prendiamo atto. Cioè, volevo questo è un esempio, certo. Per dire che nella vita di fidanzati e di persone sposate ci sono anche i momenti di noia, ma certo. Questi momenti accrescono le persone, perché fin quando c'è il dialogo la coppia va avanti, nel momento in cui si interrompe un dialogo perché una delle due parti viene meno, è logico che succedano queste marachelle. Che stai alla fine detto papale. Ringraziamo Luca perché lui mi ha dato spunto per tutte le vicende che ha passato. Perfetto.